cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Tornerà presto sul grande schermo la storia della sfida all'OK Corral, uno dei racconti del vecchio West più conosciuti. Questa volta a vestire i panni di Doc Holliday ci sarà Jeremy Renner. Il nuovo film che racconterà la sua storia si baserà su due libri scritti da Mary Doria Russell. Nel primo, uscito nel 2011 e intitolato Doc, la storia è ambientata nella Dodge City del 1878, l'ultimo anno in cui Holliday praticò come dentista prima di dover abbandonare la professione per via della sua malattia e diventare pistolero e giocatore d'azzardo. Rimaniamo in tema di nuovi progetti con la regista Patty Jenkins, che dopo il cinecomic dedicato a Wonder Woman potrebbe dirigere Dwayne Johnson in Jungle Cruise, film ispirato all'attrazione omonima presente nei parchi Disney. Sempre parlando di nuovi progetti, ci spostiamo dal grande al piccolo schermo con il ritorno di Ghost Rider all'interno della serie TV Agents of S.H.I.E.L.D. Succederà nel finale della quarta stagione, che rischia però di essere anche l'ultimo episodio della serie Marvel. Secondo TV Line, Gabriel Luna tornerà a vestire i panni di Robbie Reyes nella puntata intitolata World's End, in onda negli Stati Uniti il 16 maggio, lo stesso giorno in cui ABC svelerà i propri piani per la prossima stagione televisiva. Ci salutiamo con un pizzico di glamour, perché Nicole Kidman, Jessica Chastain, Dustin e Lisa Hoffman, Diane Kruger, Mila Jovovich, Eva Longoria, Pedro Almodovar, David Lynch e Vanessa Redgrave saranno tra i sostenitori della 24esima edizione di Amphar Gala Cannes, in programma il 25 maggio durante il Festival di Cannes. L'appuntamento è uno degli eventi di beneficenza più proficui al mondo. Lo scopo della serata è quello di raccogliere fondi per la ricerca sull'AIDS. Ospitato all'Hotel du Cap Eden Rock ad Antibes in Francia, prevede l'esibizione di diversi artisti musicali con performance speciali, oltre all'asta di pezzi esclusivi. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!